coach, per come è arrivata questa vittoria, per quanto era importante, per quello che hanno fatto davvero i ragazzi, è stato uno spettacolo. Ma innanzitutto la partita era finita 3-0, noi abbiamo già festeggiato quando un video check, adesso non voglio discuterlo, però ha deciso la palla fuori. Questione di millimetri, diciamo. Va bene, millimetri, abbiamo avuto lì due contrattacchi, non solo questa palla che di quale sto parlando, ma prima abbiamo avuto un'altra e una palla abbastanza facile in difesa che non siamo riusciti a prendere per eventuale terzo contrattacco. Quindi per me, per quello che mi riguarda, la partita deve finire 3-0. Poi ovviamente perdendo il set, la squadra giovane come la nostra è andata in difficoltà. Subito gli altri, merito anche a loro, hanno iniziato a giocare molto meglio, a gestire i colpi, a fare tutto. E sembrava che all'inizio del quarto set siamo veramente in difficoltà. 4-5 punti vantaggio per loro, imprecisi, nervosismo. Lì ci siamo detti, questa è la nostra partita, noi ne abbiamo un'altra. Questa è la nostra finale, abbiamo parlato del time out, ho detto ragazzi, non c'è un domani per noi, o oggi o mai più. Quindi loro sono entrati e hanno dato di tutto, per questo veramente li rispetto. I giocatori hanno dato di tutto, hanno combattuto fino all'ultimo, hanno girato la partita che si è messa veramente male. Alla fine ho fatto i cambi, Jonas è entrato, ha fatto il suo, è entrato Caffarena, ha fatto benissimo. Serviva un po' di gente nuova in campo e è bastato per vincere la partita. Bonami in recisione 64%, senza errore, senza slash per tutta la partita. Mosic in attacco fortissimo, in recisione anche molto, molto bene. Abbiamo ovviamente la prova di Nikolic che in attacco ha 64-67% di efficienza, non mi ricordo. Quindi le cose molto positive, adesso dobbiamo sviluppare ancora i meccanismi nel nostro gioco, a migliorare tante cose e da partita in partita entrare sempre con una testa più alta, soprattutto il coraggio di giocare contro le squadre anche più forti di noi.